Benvenuti ad Economia, dialoghi sull'impresa, lo spazio informativo economico di Confindustria Chieti Pescara in collaborazione con Rete 8. Puntata odierna dedicata allo sviluppo infrastrutturale e al collegamento tra aree interne e aree costiere. Abruzzesi in questo caso, poi parleremo anche di zone economiche speciali e ancora di trasversalità. Lo faremo insieme ad ospiti di Confindustria Chieti Pescara che sto per presentarvi. In collegamento da Shanghai, pensate, abbiamo l'avvocato Carlo D'Andrea, vicepresidente della Camera di Commercio dell'Unione Europea in Cina. Buonasera. Buonasera, è un piacere essere con voi. Anche nostro. E in studio abbiamo Silvano Pagliuca, il presidente di Confindustria Chieti Pescara. Buonasera, grazie per l'invito. E ancora abbiamo Antonio Nervegna, che è ingegnere esperto di portualità e di logistica. Buonasera. Grazie per l'invito. Ecco, entriamo subito nel vivo del nostro argomento e chiedo immediatamente al presidente Silvano Pagliuca quali sono le sfide di Confindustria in questo senso relativamente al tema che stiamo trattando, però forse prima conviene mettere a fuoco i concetti di zone economiche speciali e di trasversalità. Prego, presidente. Beh, diciamo che in questo momento le due parole che in qualche modo ci stanno a cuore sono ZES, zona economica speciale, e la trasversalità est-ovest. La ZES da una parte che è stata istituita con un decreto legge nel 2017, a giugno 2017, che si prefigge l'obiettivo di favorire lo sviluppo per il Mezzogiorno, sia per le imprese già operanti nell'ambito diciamo delle aree identificate, ma anche favorire ulteriori insediamenti. E come? Attraverso delle agevolazioni fiscali e delle semplificazioni amministrative. Quindi da una parte la ZES, da una parte l'altra parola importante della trasversalità, che è indissolubile rispetto alla ZES, direi che sono due parole che insieme rappresentano lo sviluppo futuro della nostra regione. La parola connettività è importante perché è un altro fattore abilitante per lo sviluppo della nostra regione. Quando parliamo di connettività, ovviamente parliamo di connettività digitali, e quindi mi riferisco alle connettività in fibra ottica e 5G, e quando parliamo di connettività fisiche, evidentemente mi riferisco a porti, aeroporti, infrastrutture. Noi viviamo un mondo oramai globale, e in un mondo globale non è più sufficiente vivere attraverso sviluppo di mercati interni. Abbiamo necessità di intercettare quelle vie di comunicazione, di trasporto importanti, che sono i cosiddetti corridoi TEN-T dell'Europa, e che in questo momento però vedono l'Abruzzo non collegato a questi ultimi. E noi abbiamo la necessità quindi di fare cosa? Di mettere a sistema una buona logistica che sappia gestire i processi che inevitabilmente strutture, hub come interporti, porti, zone aeroportuali hanno bisogno, e poi anche di collegamenti che siano efficienti come strade, ferrovia e linee marittime. In questa, diciamo, in questo quindi scenario noi portiamo avanti questa trasversalità, che ricordo essere quella che da Barcellona arriva a Ploce, passando per Civitavecchia e attraversando l'Abruzzo fino al porto di Ortona, che come vedete in questa infografica che la regia sta mandando in onda è una, diciamo, una via ben strutturata, sicuramente più strutturata di altre, perché sulla trasversalità siamo in competizione anche con altre regioni. Noi abbiamo un autoporto che insiste su Avezzano, abbiamo un interporto molto importante a Manoppello che ha un'uscita autostradale ad hoc,
un interporto che si sviluppa su un'area molto vasta, parliamo di 950.000 metri quadri, al cui interno arrivano anche i binari collegati con il porto di Ortona, per poi arrivare al porto Ortona, che è un porto, voglio ricordare, un porto nazionale, un porto commerciale e anche un porto militare, quindi una valenza anche strategica. Quindi per noi questa trasversalità, che è stata proposta con un emendamento nel 2015, un emendamento al Parlamento europeo, ci vede sicuramente interlocutori privilegiati. Questa trasversalità, lo voglio ricordare, è in alternativa al Corridoio 5 che da Lisbona raggiunge Kiev, ma che per sua natura è solamente su gomma, quindi con notevoli difficoltà di trasporto merci. In un'ottica anche di Europa Green, così come lo stesso PNR recita, con un consumo di CO2 maggiore, e poi ha un collegamento, se vogliamo, in termini di distanze anche più breve. Ecco, questa trasversalità ci pone, rispetto ai dirimpettai e quindi rispetto ai paesi balcanici e l'Europa dell'Est, in una posizione di vantaggio. Perché su questi territori intanto ci sono sviluppi di questi paesi con PIL decisamente maggiore dell'Europa centrale e che al momento è una realtà importante perché è presenziata da 3.600 aziende diciamo italiane e altre 4.500 partecipate, quindi circa 7.000 aziende tra partecipate e controllate, un totale di circa 360.000 addetti che operano in questi mercati balcanici per un valore così diciamo indicativo di fatturato che supera i 54 milioni di euro. Quindi un discorso che evidentemente pone l'economia come fattore centrale. Ma poi abbiamo anche, e qui un'altra infografica che ci aiuta a capire, oltre ai nostri dirimpettai, in realtà possiamo immaginare sviluppi anche che vanno verso il Medio Oriente, che vedete riportata qui in questa cartina che la regia in questo momento ci sta facendo vedere. Quindi per questi motivi che velocemente abbiamo riepilogato, sia la ZES che la trasversalità insieme possono dare la spinta che occorre a questa regione, una spinta che potrebbe rappresentare lo sviluppo dei prossimi 50 anni, ma oserei dire anche per le prossime tre generazioni. Grazie Presidente Pagliuca. Vicepresidente D'Andrea in collegamento da Shanghai, il Presidente di Confindustria Chieti Pescara ha tratteggiato in maniera molto esaustiva un po' tutto il discorso, ha parlato di collegamenti e so che lei ha un appunto importante da fare relativamente all'alta velocità per l'Abruzzo, per lo sviluppo turistico e non solo. A lei la parola, prego. Grazie, mi piace vedere questi piani che vedono l'Abruzzo al centro di hub europei e internazionali. Il nostro territorio è fortemente influenzato dai volumi dell'export e del turismo, quindi è molto importante a tal fine fare investimenti che aiutino ad attrarre ulteriori investimenti, quindi bisogna investire in logistica, in rete ferroviaria, rete portuale, aeroportuale. Tra le iniziative più importanti che secondo me devono essere evidenziate, e mi piace che questo è oggetto di un caloroso discorso tra i politici della nostra regione e in Italia, senza dubbio il rafforzamento e la velocizzazione della tratta ferroviaria Pescara-Roma, perché è una delle poche bretelle che collega il Tirreno all'Adriatico e inoltre da Roma a Pescara via treno 4 ore sembra un pochino troppo. Sono felice che questo importante lavoro di infrastruttura è inserito nel PNR nazionale, speriamo che venga portato a termine. Faccio due numeri: nel 2019, prima nell'era pre-Covid, ahimè, oltre 5 milioni, secondo i dati Istat, sono stati i turisti cinesi nel nostro territorio e circa il 25%, quindi parliamo di oltre 1.300.000 turisti hanno soggiornato a Roma e nel Lazio. Quindi avere una rete ferroviaria che permette in un'ora o qualcosa simile di poter portare un flusso di turisti nella nostra regione, senza dubbio porta ulteriore ricchezza alle
piccole imprese, piccoli negozi e agli hotel che vivono di turismo. Un'altra cosa importante che vorrei evidenziare è l'allungamento possibilmente della pista dell'aeroporto d'Abruzzo. Alcuni investitori cinesi si erano informati pre-Covid, sempre speriamo che adesso la pandemia sia dietro di noi, così si possa tornare a parlare di business. È importante anche dare un ruolo al porto di Ortona nella via della seta marittima, perché il nostro primo ministro sta facendo delle negoziazioni affinché il porto di Trieste sia il punto di arrivo della via marittima, della via della seta marittima, e Ortona senza dubbio, insieme al porto di Ravenna, può avere un ruolo importante, perché si parla di molti container che devono arrivare porta container su base giornaliera. Quindi importante lavorare sui progetti, però è fondamentale lavorare nelle infrastrutture, perché una politica di assistenzialismo porta debiti. Una politica che invece spinge sugli investimenti e nelle infrastrutture porta ricchezza al nostro presente e nel nostro futuro. Grazie mille. Con queste ulteriori informazioni io passo la parola all'ingegner Nervegna, esperto di porti e di logistica e anche, leggo testualmente, coautore con Euclide di Pretoro di una pubblicazione sullo sviluppo della portualità e la logistica. E abbiamo sentito parlare, ingegnere, di trasversalità. Entriamo ancora nel merito, che cos'è, so che c'è anche da parte delle associazioni di categorie, da parte dei sindacati, consenso in merito, prego. Sì, grazie. Prima di entrare proprio nello specifico volevo fare una premessa. Io tengo molto al tipo di lavoro che si fa, cioè nel senso che le cose che si dicono siano supportate da un lavoro profondo, scientifico, direi galileiano, no? Di confronto e via dicendo. Noi questo lavoro, sono 5 i libri, questo lavoro lo portiamo avanti da circa 10 anni. Praticamente abbiamo fatto queste 5 pubblicazioni partendo dall'economia del mare, proprio perché siamo convinti che la marittimizzazione del trasporto e dell'economia oggi sia il fatto fondamentale. Prima i porti erano quei luoghi un po' off limits, no? Anche un po' malfamati. Oggi sono lo strumento, la chiave di volta per lo sviluppo. Ecco, fatta questa premessa, la trasversalità. L'Abruzzo ha un piccolo sistema portuale, però è posizionato in maniera molto felice e baricentrica. Ha alle spalle due grosse città, Roma e Napoli, che stanno sull'altra costa, e in particolare Roma, la quale Roma ha bisogno di un'area vasta perché è compressa. Roma è il secondo mercato d'Italia. Ora, per noi la trasversalità significa riprendere in mano il discorso dei corridoi TEN-T. I corridoi TEN-T sono quei corridoi con infrastrutture privilegiate su cui anche l'Europa investe. Esiste un corridoio particolare che si chiama il corridoio mediterraneo, l'ex corridoio quinto, che parte da Lisbona, passa per Barcellona, poi va verso il nord dell'Europa, va a Kiev. E questo corridoio è tutto strada, come diceva il presidente Pagliuca, con con gravi problemi di inquinamento, incidentalità. Cioè trasportare merci su camion significa incidentalità, i freni e tutto il resto. Ora, noi riteniamo che uno spillamento da Barcellona di una parte di flusso in maniera intermodale, cioè prelevando questo flusso dalla strada e mettendola su nave, cioè su Ro-Ro, fino ad arrivare a Civitavecchia, per poi attraversare l'Italia e reimbarcarsi per Ploce, ma per anche altre destinazioni, perché esiste per esempio una destinazione la quale riceve un traffico enorme, che è Igoumenitsa, che porta poi alla Turchia e all'Iran.
Basterebbe andare d'inverno, perché d'estate sono i turisti che confondono le acque, ma d'inverno, e vedere quanti camion, quanti trasporti, quante sigle ci sono su quei teloni dei camion che portano merci a destra e a sinistra. Ora, perché tutto strada? Ora, la compatibilità, la sostenibilità sono fondamentali. Noi abbiamo fatto questo libro che si chiama Il Nuovo Corridoio Mediterraneo, che è rappresentato da quella grande freccia gialla, in cui si propone di fare parte in mare, parte attraversare l'Italia nelle aree interne, perché poi il discorso delle aree interne per l'Abruzzo, cioè significa aumentare il PIL, ecco, questa è la freccia che appare, no? Che è poi chiarissima, significativa. Noi portiamo flussi, movimenti di merci anche nelle aree interne, sia del Lazio che dell'Abruzzo. E i romani ci hanno insegnato che dove ci sono, perché la via della seta non l'abbiamo inventata noi adesso, insomma, esiste da illo tempore, no? I romani ci hanno insegnato che la prima cosa per tenere legati i popoli sono le strade. Dove passano le strade, dove passano le infrastrutture, i collegamenti, passano civiltà, benessere, religioni. Esiste un'autostrada mitica che si chiama la Ignazia, che parte da Igumenizza adesso, prima partiva un po' più su, e che va verso Istanbul. E da quella strada, che oggi chiameremmo autostrada, è arrivato il cristianesimo a Roma addirittura. Cioè, cerchiamo di capire cosa significa infrastrutturare. Ora, per noi il discorso della trasversalità è fondamentalmente questo, aiutati dal treno, perché il treno non può essere la ferrovia, in questo caso solo dedicata a passeggeri e turisti, ma deve essere dedicata anche alle merci, perché in molti paesi lo si fa, il bilico sale sul carrellone ferroviario, il treno porta da A a B e poi scende per altra destinazione. Quindi nel centro Italia, da noi, la sostenibilità potrebbe essere questa, cioè man mano che andremo a fare la ferrovia avremo questa opportunità. Non so se ho finito. Grazie mille, ingegnere. Il tema ovviamente si presta a tantissime spiegazioni e considerazioni. Il nostro tempo per una scelta è anche abbastanza condensato, anche per non tediarvi e per non essere eccessivamente tecnici. Quindi io passerei a questo punto la parola al presidente Pagliuca. Si è parlato di infrastrutture, si è parlato di trasversalità. È necessaria ovviamente la parte politica in tutto questo. In tal senso voi avete fatto un appello sia ai vertici politici nazionali che abruzzesi. Per quale motivo? E ce ne parli ancora di più. Sì, allora intanto una premessa prima di dirvi le motivazioni che ci hanno spinto a pubblicare questo manifesto. La nostra è una regione, come diceva poc'anzi l'ingegner Nervegna, che è posizionata in una zona felice della nostra Italia, si pone a cerniera tra nord e sud, e infatti noi speriamo che anche in questo senso l'altro corridoio importante che vogliamo intercettare, cioè il Baltico Mediterraneo, che oggi si ferma a Ravenna, possa finalmente proseguire fino a Bari. E ci vede anche come cerniera est-ovest, e quindi il motivo per cui prima si parlava di trasversalità. La cosa però che dobbiamo capire è che la nostra regione ha un tasso di industrializzazione elevato, perché raggiunge il 27%, che è superiore alla media nazionale. Quindi una regione verde d'Europa, ma che ha un alto tasso di industrializzazione. Questo aspetto è poco noto agli abruzzesi, è poco noto, devo dire, anche per una cosa positiva, cioè non è noto semplicemente per il fatto che settori produttivi diversi, quindi parlo del turismo, parlo del commercio, dell'artigianato, di tutto ciò che è legato all'ambiente, convive in un perfetto equilibrio con la parte industriale. E quindi anime apparentemente diverse sono riuscite a come dire, portare avanti uno sviluppo della regione molto importante.
Ecco, fatta questa premessa, andiamo a vedere come si è evoluto nel tempo la strategia della politica. Noi negli ultimi 20-30 anni abbiamo avuto una politica che guardava al tutto e subito e che in qualche modo ha prodotto anche un vulnus di collegamenti mancanti proprio rispetto, ecco qui c'è un'infografica che ci aiuta a capire, quello è il nostro bacino di riferimento e siamo lontani dai corridoi di cui parlava prima l'ingegner Nervegna. Questo sostanzialmente perché è mancata la programmazione. Finita la spinta delle programmazioni che la politica di un tempo ci ha portato, mi riferisco alla politica dal dopoguerra fino ai primi anni Ottanta, che era in grado di programmare e che ci ha portato anche connessioni, ad esempio l'autostrada. Immaginiamo cosa poteva essere lo sviluppo dell'Abruzzo oggi se non avessimo avuto l'autostrada, eravamo costretti a raggiungere Roma con la strada statale 5, la Tiburtina Valeria. Immaginiamo ad esempio come sarebbe stato il turismo semplicemente con un collegamento così fatto, o immaginiamo come avremmo potuto essere presenti a Roma per una riunione raggiungendola in un paio d'ore e poi tornare a casa la sera. Ecco, tutto questo è stato possibile per una programmazione importante riferita appunto al periodo che vi dicevo prima. Quindi è necessario che si facciano programmazioni. Nel 1964 ci fu una bellissima inaugurazione, l'autostrada del Sole, la 1, che oltre a dare sviluppo all'Italia ha avuto anche un ruolo simbolico, perché in qualche modo univa due paesi, univa il nord con il sud. Quindi in quest'ottica e con le dovute proporzioni è un po' quello che ci aspettiamo e che ci troviamo a gestire adesso con la richiesta della trasversalità. Con queste premesse abbiamo voluto quindi lanciare questo manifesto, che è un manifesto rivolto a tutta la politica, quindi bipartisan, e che anzi approfitto anche per ringraziarla, perché devo dire che le adesioni sono pervenute da tutte le parti. Quindi si è preso, è stato un momento simbolico per prendere atto di questa necessità, ma che desse adesso nuovamente forza agli atti amministrativi che devono seguire. Cioè non bastano dichiarazioni, ma abbiamo bisogno di atti amministrativi. Quindi quello che chiediamo è il sostegno assoluto, importante nei confronti del governo centrale, che deve fare adesso il passo più importante, cioè presentare alla Commissione europea la nostra trasversalità. Mi piace dire la nostra perché, come avevo detto in premessa, abbiamo siamo in competizione con altre trasversalità, ma con un vantaggio importante: noi siamo già abbastanza infrastrutturati e quindi questo ci pone in una situazione di vantaggio che consente anche di spendere meno risorse per ottenere la stessa cosa. Benissimo, riprendiamo il collegamento con Shanghai. Vicepresidente D'Andrea, abbiamo ascoltato un po' di informazioni utili, tese soprattutto alla operatività. In tal senso, che cosa auspica lei per l'Abruzzo in tema di portualità e più in generale di sviluppo infrastrutturale? Mi sono piaciuti gli interventi finora che ho sentito, soprattutto quello del presidente Pagliuca, che mi parlava della bretella Ravenna-Bari, che manco, ho sentito, leggevo sul giornale che queste erano delle priorità del governo Berlusconi del 2001. Io sono oltre 15 anni che vivo qui in Cina e in 15 anni ho visto la crescita esponenziale di questa città. Vi faccio un esempio sulle linee della metropolitana. In 5 anni siamo passati da 0 a 12 linee della metropolitana. Quindi un auspicio che possa avere per l'Abruzzo è quello di un'accelerazione nelle tempistiche, nella realizzazione dei progetti, perché mentre noi si discute, altre zone d'Europa spingono sull'acceleratore affinché si riesca ad ottenere maggiori investimenti e maggiore attrazione di
ulteriori turisti. Mi piace anche quello che ho sentito. Sì, qui io faccio parte dell'Associazione degli Abruzzesi in Cina e noi spingiamo tanto dal punto di vista del turismo, che l'Abruzzo è la regione più verde d'Europa e quindi abbiamo i prodotti organici dal punto di vista enogastronomico tra i migliori in Europa. Ed è un'altra discussione, è un altro punto che dobbiamo spingere a livello di comunicazione il più possibile all'estero. È anche importante sapere dell'output industriale, infatti molti investimenti importanti, per esempio Sigenta ha investito acquisendo il gruppo Valagro, quindi ci sono degli investimenti importanti e ci sono delle realtà che fanno sì che non dobbiamo aver paura di pensare in grande come Regione Abruzzo. Quindi un altro auspicio che ho è quello di poter pensare in modo più internazionale affinché si riescano ad avere più investimenti provenienti dall'estero e soprattutto si riesca ad attrarre un numero più importante di turisti lavorando sul porto di Ortona, lavorando sull'aeroporto di Pescara e magari anche sull'autostrada, perché è vero sì che ci vogliono 2 ore tra Roma e Pescara, ma bisogna essere fortunati perché ogni volta che si percorre questa autostrada ci sono dei lavori in corso. Quindi è importante che il tutto venga messo a sistema e soprattutto che vengano ridati i ruoli ai professionisti in modo che la meritocrazia riesca a portare dei frutti. Non è più il tempo di parlare, ma è il tempo di fare i fatti. In questo modo l'Abruzzo diventerà uno dei punti di riferimento in Europa. Grazie mille Vicepresidente, passo quindi la parola all'ingegner Nervegna qui in studio, abbiamo ascoltato con molta attenzione tutti gli interventi, chiedo a lei adesso in chiusura e in appena 2 minuti di tracciare dal punto di vista del valore come si traduce la trasversalità est-ovest per l'Abruzzo e quali sono le prospettive di sviluppo anche in termini di sostenibilità ambientale, prego. L'ultimo libro nostro si chiama La ZES nel baricentro intermodale Tirreno-Adriatico. È una sintesi, vuole essere una sintesi. Noi abbiamo ricevuto la possibilità di accedere alla ZES con agevolazioni di natura fiscale e normativo. Ma le ZES, ne parlavamo col Presidente Pagliuca, si nutrono di infrastrutture. La ZES anche formalmente non potrebbe esserci se non ci fosse un porto funzionale, quindi non l'avremmo avuta. Grazie a Dio c'è il porto di Ortona, ma anche quello di Vasto. Noi dobbiamo far sì che queste trasversali fatte di ferrovia, di autostrade, siano tali da coinvolgere le aree interne, in maniera che le aree interne diventino retroporto. Sembra una frase così buttata lì, ma dobbiamo coinvolgere veramente le attività, le aziende manifatturiere dell'interno che purtroppo si sta spopolando, no, spopolando anche dal punto di vista aziendale, dobbiamo farne di nuovo un retroporto al servizio delle attività di scambio tra i porti. Un asse da Civitavecchia a Ortona Pescara significa collegare a costi bassi velocemente non solo Ortona Pescara ma anche Civitavecchia. Per un'azienda che volesse insediarsi all'interno dell'Abruzzo o del Lazio, quell'azienda sa che i suoi costi saranno contenuti. C'è l'aeroporto di Pescara, per il quale aeroporto bisognerà cominciare ad avviare l'attività cargo, per esempio. Ecco questo, quindi delle infrastrutture complete che sostengano le merci, le persone e anche i pendolari, perché 6,7 miliardi di euro non si possono spendere solo per una di queste destinazioni, di questi usi, per cui tutte e tre riescono a sostenere una ferrovia di questa natura e stiamo andando avanti in questo senso.
Grazie mille, grazie per i vostri contributi. Io ovviamente ringrazio gli ospiti di Confindustria Chieti Pescara, in collegamento da Shanghai Carlo D'Andrea, grazie mille. Grazie, buonasera. E ringrazio ovviamente in studio Silvano Pagliuca, presidente di Confindustria Chieti Pescara. Grazie a voi. L'ingegner Antonio Nervegna. Grazie. I telespettatori per l'attenzione, la regia di Andrea Di Fabio. Appuntamento lunedì prossimo alle 21:30.